Una cerimonia partecipata, quella dell'inaugurazione dell'anno accademico 2019-2020 dell'Ateneo Aquilano. L'Ateneo dell'Aquila ha inteso non rinviare la cerimonia, nonostante la forte preoccupazione a livello nazionale per i contagi da coronavirus nel paese. Il professor Edoardo Alesse, del resto, conosce bene la materia e l'Ateneo sul tema si è riunito ad un tavolo costante di monitoraggio. Pur esponendomi al rischio di un insuccesso dal punto di vista dei numeri, ha detto il rettore, dal punto di vista chiaramente della partecipazione, non ho voluto rinunciare a questa giornata perché ritengo che le istituzioni nei momenti di difficoltà debbano dare segnali positivi con rispetto rigoroso degli obblighi, dei comportamenti e delle competenze. È un momento di forte preoccupazione nazionale, lo so, che spero passi presto. Un rettore visibilmente emozionato alla sua prima inaugurazione dell'anno accademico da rettore, che torna indietro nel tempo, dice, a 6 anni fa, quando alla prima cerimonia della rettrice uscente Paola Inverardi lui tenne la lezione magistrale. Un'università forte e sana, quella tratteggiata dal rettore Alesse, che ha un ruolo importante nella città e nella sua ricostruzione. L'università, ha detto il rettore, ha adempiuto appieno al ruolo di comunità intelligente e resiliente, che ha contribuito alla sopravvivenza e al rilancio del territorio. Una cerimonia, insomma, senza limitazioni, anche se per quel che riguarda le lauree, invece, si sono date indicazioni ben precise. Ai laureandi sono state inviate delle mail, a firma del rettore Alesse, limitando l'accesso a sole 4 persone per ogni laureando, impedendo l'accesso a persone diverse da quelle messe in lista. E mentre le caserme aquilane per lo più hanno impedito il rientro di militari dal nord vicino alle regioni focolaio, prolungando le licenze, le scuole sono regolarmente aperte. Del resto né sull'Aquila né in Abruzzo ci sono casi conclamati di coronavirus. Tante gare sportive, anche quelle di nuoto di domenica alla comunale, sono state annullate in città, così come molti convegni.